siamo qua con questo personaggino che adesso ci mettiamo però in una posizione che non c'è il sole. Siamo qua con questo personaggino che penso che sia inutile presentarlo, ed è esattamente come lo vedi. Come lo vedi? Aspettate che cambio la indicazione qua, vediamo se si cambia. Ma sei tecnologico? Ecco. Oh, sei tecnologico. Ecco, signore e signori, Pippo Marani. Ha visto? Ha visto. Siamo qua oggi, Pippo, perché faremo il tuo Pippo Trail. Yes. Yes, quindi sarà un bellissimo giro che... Ma è un giro, è il giro classico qua dell'Appennino, da Fanano, sul crinale appenninico, è il classico giro di Fanano. Sono solo 40 km con 1700 di dislivello. Così. Con una variante. Variante che adesso vedremo. Quindi... Con una storia, una variante che è una storia. Quindi tu, io farò banalmente da cameraman, tu sarai il mio regista oggi. Perfetto. Accendi, spegni, registra, okay. Però pensa già che dobbiamo fare 21 km di salita. Ok, ci sono, va bene, vabbè. Quindi si va a vista? A vista, è rock and roll. A manera, rock and roll, yeah. Ma chi mai portato? Perché? Cioè, la leggenda della DH italiana. È vero. Guido, Fulgoni, Guido, due mondiali ha vinto, due mondiali master. Guido è tanta e tanta roba. Quando ero giovane, adesso vedi che sei invecchiato, guarda come cazzo viene fuori. Devi fare 21 km di salita. Ma se cadi sull'asfalto non lo so, però ti ricordi che Charles usava, io parlavo lì le ciabatte, no le ciabatte, lui usava le ciabatte, erano gli stivaletti da velocità, esatto, usava gli stivaletti di Valentino Rossi, capito? E comunque un pezzo di storia, è comunque, ma questo è la storia. L'attualità è che Guido, come potete vedere, si è fatto sia la quarta che la quinta edizione della Toc degli Dei, ma soprattutto, visto che è una persona ingambissima, e lo potete vedere nel video dedicato, ha fatto il servizio scopa. Quindi un signorino così si è messo a aiutare gli ultimi della fila e personalmente mi ha aiutato in un momento di crampo verace, quindi Guido è veramente tanta tanta roba. Ma mi ha confermato che era messo così. Dai, va là, dai, spegni tutto, Candam, dai, via. Si va, andiamo. E poi ci sono questi panoramini qua, sempre lungo il Pippo Trail, fantastico. Fantastico. You can see the writing on the pavement, young kids that growing up in basements, online a whole new generation, I'ma make mine so you better go take it, always they need a new replacement, decentralized can't contain it, we're changing lives, yeah upgrading, call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah, make all the deep. Ragazzi, questi, come potete vedere, la mountain bike mantiene giovani. Abbiamo due pietre miliari del mondo del fuoristrada. Guido Fulgoni e Pippo Marani. E si continua a scherzare come da ragazzini. Certo che i calzetti di Guido non si guardano, però entriamo nei percorsi in salita e si parte col Pippo Trail. Oggi c'è anche una gara a piedi, ma noi seguiamo il Pippo Trail. Via, andiamo. Attenzione che da qua è tutta salita, perché fino adesso è stata tutta discesa. Dai, si va. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that
siamo qua? Non lo so, siamo da qualche parte nell'Appennino. Siamo da qualche parte, ci vorrebbe il sottotitolo, è intanto da qualche parte nell'Appennino. La Pilaccia, un bivacco. Comunque il bello di questo giro è che almeno al momento molta acqua disponibile per chiunque. Questo è il bivacco e siamo sempre sul 445. Yeah, bella Guido, bella Jack, dai 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 che adesso spiana, si prosegue. Small screen nation, we control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to all, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Il tuo Appennino, bellissima panoramica, guardate qua l'Appennino di Pippo. Stuai giù? Sì. Segui? Sì. C'è uno spiazzo scritto Mirandola, tu potrai Mirandola. Ok. Poi dopo arriviamo giù a fuoco, io guido. Ah, ok, cioè ci mandi avanti? Sì. Ok. Vai avanti, vedi tanto figli. Ok. Poi dopo dove c'è lo spiazzo? Ok. Segui, Mirandola. Mirandola. Ok. Poi vai avanti. Sì. Allora, avete capito cosa ha detto ai bambini? Certo. Non per niente li facciamo valere questi campionati del mondo. Adesso i bambini vanno giù piano piano, ok, va bene. Andiamo agli occhiali. Rock and roll! Vai. Ecco qua, deviazione, Mirandola, Feliceto, Capanna, Hard, pensateci, mi raccomando. Ecco Jack, ci sei Jack? Rischiato di fare un volo importante. Ok, e allora per consolazione ti dico che qui, lì c'è il medio, okay. Qui c'è l'Hard, okay. Ma Pippo ha detto Mirandola, quindi okay. Hard, ok. We'll be right back.
aspettiamo. Aspettiamo Jack. Aspettiamo Jack. E adesso molto bello. Molto bello, sottobosco, con un fondo roccioso che bisogna star lì molto attenti. Sporco qua. Ok. Molto molto bello. Andiamo. Rock and roll. Ragazzi, ciao. E tanto per cambiare si risale direzione Capanna Tassoni. Per voi, non è nel mio stile. Cosa? Mangiare. Perché? Deve... So. Insomma, bisogna mangia mettere fine, un po'. Mangia a fine giro. Dai, buon appetito, ci tocca mangiare invece. No, non ci tocca. Buon appetito a tutti allora. Altrettanto. Allora, 445 verso Nebbiallalpe. Dimmi mo, Pippo. Non so se è il 445, comunque non andiamo. Dove è la Nebbiallalpe? Qua sopra. Buongiorno, salve. No. Cosa facciamo? Sì, andiamo in quella direzione lì, non lo so. Bene. A vista. Sempre a vista e a sentimento. Sembrava, a vista, cioè, a sentimento e full gas. È quello. Sembrava una descrizione del percorso, ma. A vista. Full gas e via. Perfetto, abbiamo anche mangiato.
Adesso andiamo a digerire. Allora, adesso andiamo a digerire, via. Variazione, dove siamo? Non lo so dove siamo. Siamo in un bosco. Non devi sapere dove sei. Perfetto. Cosa vai a fare? Cosa andiamo a fare? Benissimo. Piano di Castagnolo. Allora poi a un certo punto prenderemo un biglio. Sì. Andremo a fare la via antica Romea. Ok. Che è una strada che da qua portava a Roma e da qua portano anche la Modena e noi da qua andiamo, se riusciamo, a ospitare. Perfetto. Se riesci, perché adesso... Qui... No, meglio con la batteria, ah. Riesci fisicamente. Ah, fisicamente? Oh, impegna molto questa discesa. Bene, ok, perfetto. Sono le pietre, sono altre cose. Bene. Ma le ruote come sono? Non so. La tua massima, le ruote sono così, i freni sono così e quindi si va. Si va. I freni ci sono, se freni, le ruote girano perfetto, eh? Ottimo, sempre a vista. Notevole. Qua è la località Lattana. Lattana. Qua faccio il bagno quando c'è caldo. Direi che alla fine queste bici qua, forse tengono. Fanno. C'è un perché, si chiama TOC. Esatto. Fanno tutto l'ora, bisogna stare lì. Cazzo, che discesa, oh. I consigli dei pro fanno tutto loro, basta solo stare lì. Vero, questa qui è la massima del giorno. Nel video probabilmente dovrai accelerare un po', no, sarà tutto naturale invece. Cioè, io l'ultima volta che ho cambiato le pastiglie erano 4.000 km. Ho fatto 4.000 km con le pastiglie. Le ho già consumate per aspettare. Questa è una grandissima consolazione che aumenta la mia autostima. Vai, via. We'll be right back.
Ragazzi, uno e due, stare in mezzo, fare il trenino tra due personaggi così, non sono neanche in ansia da prestazione. Bolognese, abbiamo fatto il panino alla mortadella. Esatto, è vero. Reggio Modena. È vero, Reggio Modena in Bologna, bella mortadella. Boh, siamo perfetti. Adesso è stato il primo round. No, adesso andiamo a fare una cosa, ma funzionare. Allora. Bello, impegnativo, una tacca è rimasta. Ma siamo qua! Abbiamo terminato il giro, siamo ritornati al camping Eco Day. Se ve lo mostro, questo è un posto fantastico per la zona come punto d'appoggio. C'è il bungalow, postazioni per i camper. Qui abbiamo fatto, è stata la sede del primo Talk Tribe 2018, mi sembra. Ed è il punto di partenza e arrivo di tutti i sentieri. Oggi abbiamo girato qua attorno, qua su, queste montagne qua su. Veramente, veramente un'ottima location anche per fermarsi casomai a dormire. Eccoci qua, ristorante Il Castagno, all'interno del campeggio. Abbiamo il capo qua che chiaramente detta ordine, nessuno muove un dito. Victor, ciao. Ciao, ben trovato. Allora, abbiamo finito, stiamo bevendo qua. Dica, faccia la domanda. Com'è andata? Domanda molto, molto, molto semplice. Com'è andata? Sai che ti sei perso, com'è andata? Benissimo. No, è stato fighissimo perché due guide così, cosa vuoi dire? Questo è fermo come l'acqua in un secchio. Anche se hai due mondiali. E lui è l'acqua e io sono il secchio. No, direi che se si finisce sempre con la birra. Esatto, che è la cosa migliore, quindi. Quindi ottimo. Approvato. Tutti nel santino, ci siamo? Yeah. Io non vedo niente, però. Approve. Ottimo. Hey kid.